Buongiorno a tutti e bentrovati. Dopo la celebrazione del Giovedì Santo, dal forte valore esemplificativo, dove abbiamo potuto cogliere le indicazioni per continuare a seguire Gesù, per imitarlo, eccoci arrivati al giorno che definirei, senza togliere nulla alle altre celebrazioni, quello più intenso, quello più toccante. Vi è un'espressione nel modo comune di parlare che spesse volte utilizziamo quando le cose in modo ripetuto non vanno bene. La diciamo un po' per sdrammatizzare la realtà, un po' anche per esorcizzarla, quasi come per dire vogliamo respingere questa negatività. La frase è: oh, mai una gioia, ragazzi, mai una gioia. Che cosa racconta questa affermazione? Dietro ci sta la consapevolezza quasi istintiva del fatto che da sempre l'umanità abbia ingaggiato una lotta con il male. Lo sperimentiamo tutti i giorni. Vi sono però alcuni momenti dove questo male sembra addirittura accanirsi contro le persone umane. Sembra quasi una persecuzione e ne stiamo provando appunto le conseguenze in questi giorni. Quando è così, quando c'è questa particolare intensità di male e diventi vittima di questa confusione del male, puoi arrivare a pensare che non vi sia via d'uscita. Ecco, la scrittura di oggi, che troveremo nella celebrazione del Venerdì Santo, ci invita a cogliere invece come questa via d'uscita sia Gesù. Paradossalmente, però, cosa accade? Che l'umanità, che da sempre ha cercato di uscire da questa dinamica del male, diventerà anche quella che porrà resistenza, ostacoli a chi si è immerso totalmente nel male per poterlo respingere. È paradossale, perché gli uomini hanno poi ucciso Gesù. Gesù carica su di sé la cattiveria di tutti, prende su di sé il peso del male per liberare tutti gli altri. C'è una bellissima espressione di Gesù, molto forte nel dialogo iniziale, nel racconto della passione. Quando Giuda con i soldati sta per andare a prendere Gesù, Gesù va incontro a loro, quasi come per dire, vengo alla luce, facciamo chiarezza, sia chiaro, la strada sono io, e dice a quella gente con i bastoni in mano, chi cercate? Molto forte questa frase. Una frase che dice, prendetevela con me, lasciate stare gli altri. Gesù si espone e carica su di sé la cattiveria e il male di tutti. Così diventa la via per poterci liberare dal male. Io vi invito a prestare attenzione, a vivere intensamente la celebrazione della Passione, agli orari che riterrete più opportuno, però chi vorrà. Ci possiamo rivedere nel pomeriggio alle ore 15 sul canale OraTube del sito oratorioleno.it, dove trasmetteremo la celebrazione del Venerdì Santo. Buona giornata.